Niente, vorrei partire dalla reazione che ha avuto la squadra sotto di tanto, perché è un gruppo questo che non molla mai. Eravamo sotto di tanto perché onestamente concedere tre giocatori fuori oggi era impegnativo, particolarmente oggi a Cantù. Quindi la squadra ci ha provato, però ovviamente anche oltre all'assenza di Formenti, Todice e Dyson c'è anche da assorbire un po' la presenza del nuovo giocatore che è Jackson, che ovviamente prova a dare un contributo, ma è un giocatore ovviamente molto diverso dal Bullo che abbiamo avuto fino a un mese fa. Quindi ed è un ragazzo che sta cercando di capire come aiutare la squadra. Per cui devo dire che la squadra ha avuto comunque una reazione giusta, che mi aspettavo. Dobbiamo ripartire da qua, sapendo che ovviamente purtroppo non eravamo nelle condizioni migliori per giocare questa partita, ed effettivamente è stata una partita difficile, lo sarebbe stato comunque anche al completo, perché qua Cantù non ha mai perso, ci sarà un motivo. Di conseguenza c'è un po' il rammarico di non averla giocata al meglio, questo sì, ci dispiace. Per il resto devo dire che l'impegno della squadra c'è stato, ha cercato anche di reagire, quindi insomma alla fine credo che dobbiamo ripartire dalla buona relazione che c'è stata, cercando di recuperare gli infortunati per domenica prossima. Pensavi di avere tutti e due Dyson e Todic? Formenti sicuramente no, perché sarà una cosa lunga, viceversa Todic e Dyson spero di sì, perché erano due problemi rischiosi se oggi giocavano, recuperabili in pochi giorni. Ci volevano quei 3-4 giorni in più per entrambi per riuscire a svoltare, quindi oggi avrebbero rischiato entrambi un infortunio più duraturo e quindi abbiamo dovuto fare una scelta drastica.